un'esperienza innovativa dal punto di vista formativo, perché abbiamo deciso di mettere assieme la formazione e il teatro. Due cose che, diciamo così, stanno molto bene assieme perché permettono alle persone di sviluppare delle capacità relazionali molto forti, grazie all'utilizzo di esercizi progressivi che permettono a tutti quanti, insomma, basta impegnarci un pochettino, di parlare meglio e di interagire meglio con il pubblico. Beh, parlare con il pubblico, cosa si intende? Usare semplicemente la voce, le parole, oppure usare tutto il corpo? Per noi comunicare con il pubblico significa innanzitutto attivare il corpo per poter esprimere meglio i concetti che uno ha. Relazionarsi con gli altri significa entrare in rapporto fisico con gli altri. La parola non deve essere morta, ma deve essere attiva e per essere attiva ha bisogno di un corpo che la sostiene. Questa è la nostra visione, questo è un nostro modo di procedere al quale cerchiamo appunto di dare corpo attraverso esercizi, attraverso queste nuove tecniche innovative che abbiamo sviluppato. La cosa interessante è che questo corso, questa modalità formativa è aperta a tutti coloro che semplicemente devono interagire con un pubblico. E quindi venditori piuttosto che motivatori, manager che hanno la necessità di comunicare al proprio interlocutore un messaggio molto forte. E quindi attraverso la capacità di entrare in relazione e di utilizzare il corpo, noi pensiamo che la prestazione dal punto di vista relazionale ne abbia grandissimo vantaggio. Beh, la cosa interessante è che fra i primi esercizi che faremo, lavoreremo proprio sul silenzio che secondo noi è alla base della comunicazione, cioè chi non riesce a fare un silenzio prima di comunicare, non trova, neanche le basi su cui poi costruire il discorso che deve fare. Un silenzio interiore innanzitutto, per poter esprimere il concetto.